Ci siamo, vero? Sì, è chiusa la votazione. La Camera respinge. Dovremmo ora passare all'emendamento 1.4000 del Governo, con riferimento al quale il termine per la presentazione dei subemendamenti scade alle ore 22 della giornata odierna. Interrompiamo quindi, onorevole Cariello, su questo? Sì, mi dica. Devo modificare il parere di due emendamenti, lo faccio subito. L'1.84 è favorevole e Sì. Grazie. l'1.88 diventa favorevole. Allora interrompiamo quindi a questo punto l'esame del provvedimento che riprenderà nella seduta di domani. Onorevole Melilla, che fate? Me lo fa da rate. Onorevole Presidente, soltanto per cambiare il parere sull'1,25 da favorevole a negativo. 1,25 negativo. Ok, grazie. Dicevo che interrompiamo quindi a questo punto l'esame del provvedimento che riprenderà nella seduta di domani a partire dalle ore 9.30. Avverto che sentiti i segretari di presidenza che hanno proceduto alla registrazione del voto in occasione dell'appello nominale sulla mozione di sfiducia individuale nei confronti della ministra Boschi, risulta che per un mero errore materiale il deputato Brunetta è stato registrato come partecipante alla votazione e come favorevole alla mozione di sfiducia. In realtà il deputato Brunetta non ha partecipato al voto e pertanto ci scusiamo con lui per l'errore commesso. Conseguentemente, il risultato della votazione per appello nominale deve intendersi così rettificato. Presenti e votanti 501, maggioranza 251, hanno votato sì 128, hanno votato no 373. La Camera respinge. Ha chiesto di parlare a fine seduta la deputata Chimienti. Onorevole Chimienti, Grazie, prego. Presidente. Scusate colleghi, se riuscite a tenere un po' basso il volume, così i colleghi che debbono parlare lo possono fare un po' tranquillamente. Grazie Presidente, io intervengo per sollecitare la risposta alla mia interrogazione numero 507-033, depositata il 18 novembre scorso, che riguarda la situazione scandalosa dei ritardi nei pagamenti degli stipendi dei supplenti della scuola italiana. Decine di migliaia di docenti precari stanno lavorando gratis da mesi, restando in attesa del pagamento della retribuzione dallo scorso.